Buonasera cari amici, bentrovati per un nuovo appuntamento di Blog TV. Oggi un caro amico della nostra emittente ci è venuto a trovare. Era da un po' che non avevamo il piacere di interloquire con lui, ma da uomo politico di destra, vogliamo fare un'analisi di quello che è il momento storico e sociale che vive il nostro paese a livello nazionale, ma anche ovviamente a livello locale. Parliamo dell'avvocato Raffaele Stancanelli. Buonasera e Buonasera a grazie. lei, grazie per l'invito. L'abbiamo corteggiato un bel po', alla fine ha accettato il nostro invito e di questo ne siamo felici perché da uomo che ha sempre fatto politica, forse solo negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno e mezzo è un po' fuori dalle scene, però ci può aiutare a capire, come accennavo, quello che è il momento particolare che stiamo vivendo. Possiamo partire dal governo Renzi, al governo nazionale, un governo che presenta numerose riforme, che presenta numerose slide. L'opposizione lo ha definito la Vanna Marchi della politica per i vari annunci che fa. Quanti di questi annunci secondo lei si concretizzeranno? E quanto di quello che afferma il governo Renzi e quindi Renzi in persona potrà portare benefici al nostro paese? Innanzitutto la ringrazio per l'invito e poi io il fatto che sia fuori dalle scene non mi impedisce di essere uno che è all'interno della politica della destra siciliana e non soltanto siciliana. Cerco di dare il mio contributo per ricostruire un mondo che purtroppo negli ultimi anni ha dimostrato una carenza non soltanto organizzativa, e in questo mi sto muovendo. Poi lei mi fa una domanda molto, molto impegnativa, non sono il politologo, ma sicuramente quello che sta succedendo a livello nazionale è la conseguenza di una crisi che si è sviluppata sicuramente nel centrodestra, che ha dimostrato anche alle ultime elezioni di essere maggioritario nei numeri, specialmente in Sicilia, ma di essere inesistente dal punto di vista della prospettiva politica, perché è diviso in tanti rivoli e tutti coloro i quali si richiamano in un modo o nell'altro al centrodestra hanno delle tattiche, delle strategie diverse rispetto al governo nazionale o al governo regionale. Il nuovo centrodestra, centrodestra è al governo a Roma e all'opposizione a Palermo, Forza Italia è a Roma e all'opposizione, ma è stata al governo, ha sostenuto le pseudo riforme di Renzi, o l'opposizione in Sicilia, Fratelli d'Italia e la Lega sono gli unici schieramenti di centrodestra che sono all'opposizione in maniera coerente. Ecco, questo è il quadro. Lei dice Renzi, ma guardi, è da un anno, non so chi l'ha definito l'uomo delle slide o la Vanna Marchi, che ci riempie ogni giorno di promesse, di attività. L'unica cosa seria che abbiamo visto posto qua è 80 euro a coloro i quali avevano già un reddito, fuori tutti gli altri. È un fatto positivo dare 80 euro, non so come abbia contribuito questo a risollevare le sorti dell'economia nazionale, ma soprattutto le vere riforme che Renzi sta facendo sono riforme che sicuramente sono involutive rispetto al sistema politico. Immagini che non vi è la eliminazione del Senato, che sarebbe una cosa buona e giusta, ma vi è la E lo dice un elezione. ex senatore. Se decidiamo di fare un monocameralismo per la fiducia al governo, meglio che non ci sia il Senato, piuttosto che sia un Senato di nominati, 100 persone che vengono designate dai partiti politici. E questo non mi sembra che sia un fatto assolutamente che va incontro alle esigenze di rappresentanza. Ma la cosa più grave è il sistema elettorale, e questa è la vera riforma di cui si parla, il cosiddetto Italicum, dove il 70% sarà di ulteriori nominati, perché i capi partito scelgono i capiliste, i capilista sono bloccati in 100 collegi, nessuno può essere eletto, la preferenza è soltanto un modo per prendere in giro, perché soltanto il partito che vince le elezioni avrà lo scatto della preferenza per quelli sopra i 100. Quindi stiamo andando verso un sistema politico in cui il porcellum di cui abbiamo parlato per circa 10 anni sarà peggiorato da una situazione in cui vedremo il capo partito e i capi partito che decidono chi deve diventare parlamentare e quindi che è agli ordini di chi lo designa. Questa è la situazione in cui noi ci troviamo. Delle altre riforme non ne vedo. Non ne vedo, si parla, la scuola, la giustizia, il mondo del lavoro,
tutto in alto mare. E questo, se poi lo paragoniamo a quello che succede in Sicilia, è paradiso, perché la Sicilia invece ha il disastro assoluto con un governo di un personaggio incompetente. Certe volte lo possiamo definire anche ambiguo nel modo di rappresentare la situazione della Sicilia, che parla solo di antimafia, e a ogni critica che gli proviene da tutte le parti della società siciliana si limita soltanto a rispondere con le denunzie, con gli attacchi e con il richiamo all'antimafia. L'antimafia è una cosa seria che non va declamata, ma va ogni giorno sostenuta. Ecco, questa è la situazione che io vedo, ma che non vedo solo io, ma che vedono i siciliani, che vedono i catanesi, in ogni ambiente della società siciliana si vedono le conseguenze di questa inesistenza del governo regionale. A proposito del governo regionale, ci ritorneremo subito dopo. Fra le riforme del governo Renzi c'è questo tanto decantato Job Act. Ma aiuterà il lavoro e lo aiuterà, guardi, in questo, Sicilia? Questo lo vedremo. Io non capisco, lo dico da uomo di destra, questo accanimento contro i diritti dei lavoratori che hanno faticato decenni e decenni per conquistare una serenità nel mondo del lavoro. Se la precarizzazione del mondo del lavoro è una riforma, io da uomo di destra, che ha dei riferimenti sociali ben evidenti e ben fondati, l'Italia è, io penso che l'esperienza storica dell'Italia ha dimostrato nei decenni che la destra italiana è diversa da tante altre destre di altre parti del mondo, perché qui l'esperienza sociale si è vissuta anche dal punto di vista del governo della nazione. E quindi pensare che le riforme possono essere quelle che vanno verso la precarizzazione del mondo del lavoro o per la eliminazione dei diritti acquisiti, dei diritti fondamentali del lavoratore, io non penso che sia una buona riforma. Vedremo i risultati da qui a qualche tempo. Lega e Fratelli Italia, li ha citati poc'anzi lei, la Lega sembra voglia crescere, lo fa anche venendo in Sicilia e forse battendo il ferro caldo, questione migranti, questione immigrazione, questione Sicilia comunque come terra di accoglienza e terra comunque che sta subendo più di tutte quello che è il fenomeno della migrazione, con la crisi in Libia, con le minacce anche dell'ISIS, tra l'altro proprio una minaccia riguardato la Sicilia da vicino per il gasdotto che collega la Libia con la Sicilia. La Lega si interessa del sud o è solo un modo per prendere voti? Ma guardi, chiunque faccia politica e chiede il consenso fa semplicemente il proprio dovere e cerca di acquisire il consenso, e da vedere se questo consenso viene guadagnato su prospettive e piattaforme serie. Io penso che nella Lega c'è stata una trasformazione forse anche genetica con l'arrivo di Salvini alla guida della Lega stessa, perché il fatto che oggi si interessi anche dei problemi, e lo dice e lo afferma, dei problemi del meridione e combatte a favore di tante battaglie che sono state soltanto meridionali, una per tutte, per esempio ho visto una battaglia della Lega a favore dell'agrumicoltura siciliana, 5 anni fa non sarebbe avvenuta una cosa del genere. Mi fa pensare bene, ma il problema della Lega è un altro, secondo me. La Lega sta cogliendo nella pancia degli italiani, non dei meridionali soltanto, quella che è una paura che purtroppo viene spesso, come posso dire, dimenticata dalla classe di governo, che ritiene che l'accoglienza, che è un bene primario, io sono per l'accoglienza, ci mancherebbe altro. Ieri sera sono stato invitato a una celebrazione di una mostra fotografica alla moschea di Catania, e devo dire che mi ha fatto piacere
che l'imam di Catania ha detto: noi abbiamo costruito questa moschea perché abbiamo visto, abbiamo constatato concretamente come il sindaco dell'epoca, si riferiva a me, ha compreso che l'accoglienza, l'integrazione delle persone per bene che lavorano, che hanno i loro costumi ma che rispettano le nostre leggi devono essere accolte, e questo mi ha fatto piacere. Ma mentre dico questo, quindi sono, penso, credibile sotto questo profilo, guai a sottovalutare il pericolo anche culturale nei confronti di coloro i quali non soltanto non rispettano le nostre leggi, ma vogliono imporci i loro costumi. La Lega sta rappresentando una esigenza che è quasi epidermica nell'opinione pubblica, indipendentemente dalla collocazione a destra, al centro, a sinistra, della rinunzia alle nostre tradizioni. Cioè, qua sta avvenendo una cosa. Io sono stato in qualche paese islamico e io là ho rispettato le loro, se entro in moschea mi fanno togliere le scarpe o le donne devono vestirsi con il velo, e non trovo nulla di grave nel fatto che loro pretendano il rispetto delle loro tradizioni. Qua stiamo trasformando il rispetto e la giusta accoglienza nei confronti degli altri all'abbassamento del rispetto delle nostre tradizioni. Ci sono insegnanti che vogliono tolto il crocifisso dalle scuole perché potrebbe urtare la suscettibilità dei bambini musulmani, oppure non fanno il presepe a scuola, oppure non si può mangiare la carne di maiale. Cioè, questo è assurdo. Cioè, noi in questo modo non soltanto non facciamo integrazione, ma ci vergogniamo delle nostre origini. La Lega sta cogliendo questo aspetto ed è un fatto positivo che lo colga, che poi ci siano espressioni estremiste, che ci siano estremizzazioni, non va bene a chi proviene da una cultura quale quella siciliana e meridionale, che è stata quella dell'accoglienza. È inutile che io ricordi che la Sicilia è stata la terra dove hanno convissuto le tre religioni monoteiste, gli ebrei, i cristiani e i musulmani per tanti secoli. Quindi ci mancherebbe altro, l'accoglienza è importante, ma il rispetto delle nostre leggi e delle nostre tradizioni è altrettanto importante. La Lega sta cavalcando questo sentimento nazionale, ecco perché parlavo di mutazione antropologica, e quindi è una gamba importante nella costruzione di una ricostruzione, direi, di un centrodestra che sia portatore dei valori tipici della nostra tradizione nazionale e della nostra tradizione meridionale. Ecco, questo è quello che vedo, ovviamente al netto delle polemiche quotidiane che lasciano il tempo che trovano. Vediamo di valutare attentamente quali sono invece le cose fondamentali. E la Lega in questo momento sta dando, dobbiamo stare attenti a che non vengano criminalizzati. Io incomincio a vedere negli ultimi mesi questa crescita della Lega con una criminalizzazione dei ragionamenti che la Lega fa, e questo non penso che stia bene, anche perché io appartengo a un'epoca in cui, quando parlavamo di destra, venivamo criminalizzati e ci dicevano che eravamo il male assoluto, mentre noi abbiamo dimostrato con i fatti che siamo una parte integrante e importante della nostra tradizione culturale nazionale. Che opinione si è fatto della vicenda Cara di Mineo e delle indagini, tra l'altro volute anche da Cantone? Guardi, non conosco, qua parlo da uomo di diritto, non conosco le carte, quindi non mi permetto di fare nessuna considerazione di natura giuridica. È chiaro che per quello che sta succedendo a livello nazionale un occhio particolare va dato a questi episodi, anche perché non vorrei che l'accoglienza, così come con il messaggio che passa all'opinione pubblica, diventi un motivo e un momento di acquisizione di potere o addirittura di denaro. Mi auguro che non sia così, ma se lei mi permette non mi esprimo su fatti giudiziari sui quali ancora la magistratura non si è neanche pronunciata neanche all'inizio. Politica regionale. Ottobre 2012 viene eletto Crocetta, siamo a 2 anni e mezzo al giro di boa. Riesce a individuare in 2 anni e mezzo qualcosa
di concreto, di buono che ha fatto Crocetta per la Sicilia? Ma secondo me la prima cosa che debba fare Crocetta per la Sicilia è andarsene. Lui con grande dignità si rende conto che ha fallito, che non ha risolto nessun problema, è vero, le situazioni sono quelle che sono ingangrenite, tutto quello che vogliamo, ma lui non ha risolto nessun problema, lo ha aggravato. L'ultimo esempio della sanità catanese, questi ricorsi, queste prese di posizioni, questa occupazione del potere, commissariamento dovunque, cioè sta facendo Crocetta con il suo governo di occupazione militare del potere in Sicilia qualcosa che non aveva fatto nessuno, anche coloro i quali sono stati considerati i grandi occupatori del potere nella politica siciliana. E quindi l'unica cosa che potrebbe fare è dimettersi, come non si dimetterà. Io ho l'impressione, ma questa è una mia sensazione, che siccome il Partito Democratico non è che vivono nella luna su Marte, i dirigenti sanno qual è il sentire dei siciliani, prima o poi sarà lo stesso Partito Democratico che troverà l'occasione per mandare a casa Crocetta, io sono convinto di questo. E ridiamo la parola. Ma forse non lo fa perché Crocetta fondamentalmente è il primo presidente del PD in Sicilia e quindi si teme di perdere questa occasione. È chiaro che quando c'è stata la mozione di sfiducia, se lei ricorda, almeno il 50% del PD prima di votare la mozione di sfiducia ha preferito uscire dall'aula, ha fatto cose da pazzi, ha detto le cose che neanche l'opposizione aveva detto a tanti personaggi, ricordo Cracolici, ricordo tanti altri contro Crocetta. Il giorno in cui si è votata la mozione di sfiducia non hanno votato a favore, sono entrati al governo, quindi il PD sostanzialmente è il partito che sostiene Crocetta e quindi PD e Crocetta sono la stessa cosa. Cercheranno di rifarsi una verginità, questa è la mia sensazione, con il benestare a Crocetta da qui a qualche tempo, non lo so quantificare, non ho la palla di vetro, ma non penso che passerà molto tempo. Lo manderanno a casa cercando di rifarsi una verginità, non penso che i siciliani siano così stupidi. Ma ha ragione Pietrangelo Buttafuoco quando dice rimpiangeremo all'indomani delle elezioni di Crocetta, Lombardo e Cuffaro, che comunque per la Sicilia non hanno fatto poi tantissimo. Guardi, io sono molto amico di Pietrangelo Buttafuoco, quindi qualunque cosa io dica può essere vista appunto come può essere considerata appunto un modo per dimostrare la mia amicizia a Pietrangelo. Pietrangelo è una persona lucidissima, una mente molto fine, oltre al fatto che scrive benissimo, ha messo in evidenza questa crisi, il libro che hanno letto centinaia di migliaia di siciliani, non soltanto siciliani, Puttanissima Sicilia, dimostra questa inconsistenza crocettiana. Lui ovviamente da uomo di cultura spinge la provocazione fino a quell'affermazione che ha fatto lei, non per nulla ciò che stiamo facendo in giro per la Sicilia, io e Nello Musumeci, in queste settimane, in questi ultimi mesi, ecco, non sono sulla scena, dicevo all'inizio, ma mi interesso di politica e di ripartire da questa provocazione di Pietrangelo con Diventerà Bellissima. Abbiamo organizzato delle belle manifestazioni, degli incontri in tante province siciliane, è andata benissimo a Palermo, a Messina, a Caltanissetta, a Trapani, ne faremo una importante a Catania a metà aprile, lo posso dire già sin da ora, in cui diremo Diventerà Bellissima, questa terra, questa Sicilia, nonostante tutti i nostri difetti, nonostante le nostre mancanze, nonostante molti di noi hanno delle responsabilità, perché la politica non può dare responsabilità soltanto agli altri, ma sicuramente tanto lavoro era stato fatto in Sicilia ed è stato distrutto in modo particolare da quest'ultimo governo. Quindi ma vi state preparando la strada ad eventuali elezioni? Intanto si voterà fra 2 anni sicuramente, perché nel 2017... Che Crocetta non si dimetterà. Dico, se Crocetta non si dimette, nel 2017 si vota, quindi se lei, già siamo a marzo 2015, si voterà a ottobre 2017, siamo già pronti alle elezioni. È chiaro che noi abbiamo il dovere
dopo quello che è successo, Crocetta è stato eletto non perché l'hanno votato i siciliani, Crocetta è stato eletto perché il centrodestra, nella sua incapacità, lo dico da uomo di destra, di essere progettuale per i personalismi, per tutto quello che è avvenuto, che è sotto gli occhi dei siciliani, per cui gli uomini, gli elettori, i simpatizzanti, gli aderenti al centrodestra si sono schifiati, come si suol dire. È successo quello che è successo nell'ottobre del 2012, quando il centrodestra si ruppe per motivi personali e Musumeci non vinse l'elezione per poche migliaia di voti e vinse Crocetta con il 30% dei voti del 42% dei votanti, cioè il 58% dei siciliani non andò a votare perché era deluso. Ma con di fatto il 10% dei siciliani il 12% ha votato Crocetta. Questa è la situazione, quindi abbiamo il dovere nei confronti di tanta gente che ci guarda con simpatia, che ci ha votato, che non ci vota più perché, come dicevo, se si può dire una parola, incazzata contro questa politica, è chiaro che abbiamo il dovere di ricostruire qualcosa, non stando per forza in prima fila, e la stiamo ricostruendo attorno nello Musumeci, perché nello Musumeci, con i difetti che può avere il personaggio e con le incompatibilità che spesso abbiamo avuto anche a livello personale, mai a livello, o meglio a livello politico, mai a livello personale, è un rappresentante tipico di quella classe dirigente siciliana che ha saputo amministrare, che è passato indenne per la sua presenza adamantina nelle istituzioni, e quindi è un riferimento forte che noi offriamo e offriremo ai siciliani, e che offriremo non soltanto alla destra, al centrodestra. Che io sia un uomo di destra o che Musumeci sia un uomo di destra mi pare che è un patto scontato, ci conoscono tutti, non siamo tra quelli abituati a stare una volta del centrodestra, una volta del centrosinistra. In questi giorni vediamo le cronache, abbiamo notato le cronache delle migrazioni, tanti personaggi, veramente io non so come poi si presentano agli elettori, possiamo aver commesso errori ma siamo gente coerente. Ecco, noi presenteremo non soltanto, ripeto, alla destra, al centrodestra, ma a tutti coloro i quali in Sicilia vogliono guardare a una prospettiva di serietà amministrativa e politica e di coerenza, che non chiuda, come posso dire, alla speranza. Ecco, noi proporremo un uomo come Nello Musumeci che ci rappresenta bene come Monto, ma che rappresenta bene la Sicilia. Cioè, oggi sta facendo il presidente della Commissione Antimafia e lo fa da una posizione di assoluta, come posso dire, indipendenza anche nei confronti dello schieramento che lui rappresenta, perché nel momento in cui gli uomini di destra diventano uomini delle istituzioni non guardano più alla loro parte ma cercano di allargarsi e di dare uno sguardo importante a tutta la società. Le posso portare il mio esempio piccolissimo. Io quando sono stato sindaco di Catania ed è stata eletta una coalizione, la mia estrazione culturale, politica, ideale era conosciuta da tutti, mi sono assunto la responsabilità di amministrare senza mai, io penso che non ci sia una persona a Catania appartenente ad altri schieramenti che possa dire che io abbia agito o mi sia comportato, pur commettendo sicuramente un errore al giorno, ma deliberatamente contro altre forze politiche o contro persone che la pensavano in maniera diversa da me, anzi a volte, forse sbagliando, ho valorizzato persone che non la pensavano come me ma che ritenevo essere in quel momento le persone più adatte a gestire o ad amministrare. Ecco, questo è il modo, questo è il momento in cui stiamo lavorando per aggregare tutti coloro i quali ci vogliono stare in una alleanza civica siciliana contro questo malgoverno, ma non lo definirei neanche malgoverno, questa inesistenza di governo. Avvocato, in chiusura abbiamo pochissimi minuti, non possiamo non parlare anche della nostra città, in qualità lei di ex sindaco, oggi di cittadino di questa città, anche Catania secondo lei sta vivendo un momento difficile? Guardi, io qua, lei è una buona testimone, lei mi ha detto che mi ha corteggiato, io vengo con piacere quando vengo invitato alle trasmissioni, però io in questi quasi 2 anni
di lontananza al Comune di Catania, mi sono imposto un principio che ritengo sia dovuto anche alla mia serietà e al mio rigore, di non intervenire sui fatti amministrativi di Catania. Sono un cittadino catanese, io penso che i catanesi si rendano conto come me di qual è la situazione di Catania oggi, in che condizioni siamo. Non devo essere io a dirlo, perché io potrei essere anche, potrei dare il dubbio che lo dico certe cose per fatto personale, quindi non voglio minimamente intervenire, e lei mi dà atto che non sono intervenuto mai. Io sono intervenuto una o due volte quando ho dovuto replicare perché spesso diciamo che viene citato. Ad accuse infondate che mi vengono fatte, e quindi ho il dovere, per rispetto alla mia storia, della mia attività amministrativa e di coloro i quali mi hanno collaborato, di rimettere le cose a posto, ma non mi permetto mai di dare giudizi. Facciamoli lavorare, quando si andrà alle elezioni amministrative i catanesi, tutti i catanesi a uno a uno, quelli che mi hanno votato, quelli che non mi hanno votato, quelli che hanno votato altri candidati, saranno nelle condizioni di valutare il percorso amministrativo. Questo solo le voglio dire, perché questo solo ho detto in tante occasioni. Vorrei che mi si conoscesse, ecco, questo sì, l'ho detto tante altre volte e lo ripeto nella sua trasmissione, mi si riconoscesse l'impegno, la passione che io ci ho messo nei 5 anni di mia amministrazione. Avrò commesso errori, senza dubbio, ritardi, ma vorrei che si ricordasse la situazione in cui ho trovato la città, il mio impegno, le mie rinunzie, che non sono sacrifici, sono rinunzie volute ad altri incarichi, ad altre attività. L'ho fatto per la città, ritenevo di avere il dovere di farlo, l'ho fatto. Ecco, che ci sia un po' di onestà intellettuale per riconoscere questa mia passione e questo mio lavoro e questo mio impegno per Catania, ecco, questo mi piacerebbe essere ringraziato per questo. Per le altre cose no, poi la politica, ci sono le polemiche, ma questo sì, che mi venga riconosciuto questo. Non mi pare, se non in tanti ambienti della società catanese, di questo non posso che dare atto a chi quotidianamente mi incontra, mi ferma e manda messaggi per apprezzarmi, non mi pare che ci sia stato a livello istituzionale questo analogo riconoscimento, non lo chiedo neanche qui, ma mi piacerebbe essere apprezzato per questo impegno che ci ho messo, per questa serietà e questo rigore. Lo diceva Manzoni, ai posteri l'ardua sentenza. Ma no, ai catanesi, no, ai catanesi attuali la sentenza, l'ardua sentenza, come diceva Alessandro Manzoni. Avvocato, grazie mille, grazie per aver accettato l'invito, per questa bella chiacchierata sulla politica, e in questo momento c'è bisogno anche di far capire alla gente cosa stiamo vivendo, a che momento storico stiamo vivendo. Se mi dà un attimo, sì, certo. È importante, perché oggi la politica vive un momento difficilissimo nell'immaginario collettivo, cioè la politica ai minimi termini. Chiunque parla di politica viene considerato, bene che gli vada, corrotto. Io invece ritengo che la buona politica, che poi è il sale di ogni società, senza una politica sana non si va da nessuna parte, non si realizza, non si programma, non si può fare nulla, io penso che debba far interessare i cittadini. Ecco perché ci vogliono degli esempi positivi. Per questo, con tutti i nostri errori, con i nostri difetti, e ce li abbiamo sicuramente, siamo in campo per cercare di rappresentare una parte di questa nostra società. Perfetto, grazie ancora avvocato, grazie. E grazie anche a tutti voi gentili telespettatori per aver scelto di stare in nostra compagnia e per aver seguito questo appuntamento di Blog TV. Vi auguro una buona continuazione di serata.